Ci siamo? Abbiamo dato tutti? Chi è? Ho capito, non è che andiamo per delega, onorevole. Onorevole Boccuzzi. La votazione è chiusa. Presenti 415, votanti 411, astenuti 4, maggioranza 206, favorevoli 406, contrari 5. La Camera approva il 13.27, quindi è accantonato e va accantonato insieme agli altri. E a questo punto siamo al 13.10. Nuti. Onorevole Nuti. Grazie Presidente. Questa rappresenta una proposta del Movimento 5 Stelle. È stato detto in Comitato dei 9, se non erro, che è già così. Beh, secondo noi non è proprio esatto, è comunque meglio specificarlo. Noi chiediamo che l'amministratore giudiziario, nello svolgimento dei compiti, deve attenersi alle linee guida fissate ai sensi dell'articolo 112,4 lettera A dal Consiglio direttivo dell'Agenzia. Perché? Qual è la proposta, Presidente? La proposta è di creare una rete fra tutte quelle aziende che in quel territorio sono state sequestrate ed eventualmente confiscate. Faccio un esempio. Se ad un amministratore di un'azienda viene sequestrata il supermercato, il suo supermercato, e poi abbiamo un altro imprenditore che invece ha un terreno dove coltiva delle olive, per esempio. Allora magari mettere in rete questi soggetti aiuta le imprese, entrambe le imprese. Perché? Cosa accade al momento? Al momento accade questo, signori. Accade che l'azienda, per esempio il supermercato, viene sequestrato, però i fornitori, che probabilmente erano vicini alla malavita, non riforniscono più quell'azienda nel momento in cui viene sequestrata. E quindi probabilmente il supermercato o l'azienda X avrà difficoltà con i fornitori. Allora cosa bisogna fare, secondo noi, come proposta? Bisogna creare questa rete di fornitori fra tutte le aziende sequestrate, per permettere che se all'azienda che viene sequestrata i fornitori che erano vicini alla malavita decidono di non contribuire più con le forniture, allora l'altro imprenditore che avrà confiscato il terreno che produce per esempio olive potrà essere il fornitore dell'altra azienda. Così si fanno funzionare le aziende. Ed invece in questo momento, in questi anni, proprio a chi dice che la normativa già prevede questo, quello che accade e che è accaduto finora è che il 95% delle aziende è fallito. Proprio per questo motivo, non c'è una rete fra aziende. Quindi chiediamo semplicemente di approvare questo emendamento, non mi sembra di chiedere chissà cosa, per favorire la collaborazione fra le aziende sequestrate, che sono magari sequestrate in diversi settori. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Se non vi sono altri che intendono intervenire, con il parere contrario del relatore e del governo, 13.10 Nuti, la votazione è aperta. Gregori. Carinelli. Abbiamo votato tutti? Chi è che dice no? Non è Di Girolamo, mi riferivo a coloro che ci fanno compagnia in questo splendido luogo. Bene, magari uno per volta, onorevole, vediamo se... Ecco, la votazione è chiusa. Presenti 408, votanti 392, astenuti 16, maggioranza 197, favorevoli 105, contrari 287, la Camera respinge. Siamo al 13.21 sisto. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario del relatore e del governo, la votazione è aperta.